Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata capricciosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 7 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, sale, aceto, olio di semi e insalatine di verdure sotto aceto. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta, mettiamo momentaneamente da parte le insalatine di verdure sotto aceto. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sale e l'aceto e facciamo cuocere per 2 minuti il velocità 1. Adesso versiamo le uova dal foro del coperchio. Prima di mettere le uova, azioniamo il bimby senza tempo e senza temperatura a velocità 6. Versiamo le uova. Riposizioniamo il misurino. E sempre con le lame in movimento versiamo l'olio sul coperchio. Grazie alla forma del misurino, l'olio scenderà all'interno del boccale. Non appena l'olio sarà sceso del tutto all'interno del boccale, azioneremo il bimby a velocità 7 per 10 secondi. Quindi aspettiamo che arrivi a 1 minuto. A 1 minuto e 10 interromperemo. La nostra maionese pastorizzata è pronta. Trasferiamola in una ciotola capiente. Dopo aver posizionato la maionese in una ciotola capiente, andiamo a riprendere insalatina di verdure sotto aceto che abbiamo sgocciolato e li iniziamo ad amalgamare con la maionese. L'insalata capricciosa è pronta, vi consigliamo di tenerla in frigo per almeno una mezz'ora prima di servirla. Insalata capricciosa. Grazie e alla prossima ricetta.